Il mancato accesso all'app Aruba PEC può essere legato a problemi di autenticazione con la casella PEC e la password, oppure a problemi di configurazione del sistema operativo Android. In questo video ti mostrerò nel dettaglio gli errori più comuni e la risoluzione ad ogni singolo problema. Se in fase di autenticazione all'app Aruba PEC ti viene richiesto di inserire i dati dell'account PEC, nel campo email PEC devi digitare l'indirizzo completo, del tipo nome casella @pec.it, oppure nome casella @pec.nomedominio.estensione e la password. Assicurati che sia corretta cliccando l'icona a forma di occhio per visualizzarla. Poi accedi. Se l'errore permane, procedi al reset della password della casella. Tocca su Non ricordi la password? E segui la procedura guidata di Reset Password. Se l'email di riferimento non è corretta, procedi alla modifica della stessa consultando l'articolo Modifica email e numero di cellulare della casella PEC e PEC su dominio, raggiungibile dal portale guide.pec.it. Una volta completata la modifica dell'email di riferimento, ripeti la procedura di reset password. Se l'errore persiste, verifica la compatibilità dell'app Aruba PEC. Per farlo, vai in Impostazioni e verifica la versione del software. L'app Aruba PEC è compatibile con la versione 8.0 e successive. Qualora il tuo dispositivo sia compatibile, ma l'errore si ripresenti, ti consiglio di aggiornare l'app di Google Chrome e Android System Web View all'ultima versione disponibile. Quindi, collegati su Play Store, tocca l'icona utente in alto a destra, poi vai su Impostazioni e in fondo alla schermata, dalla voce Versione del Play Store, verifica se sono presenti eventuali aggiornamenti da eseguire. Se il problema si ripresenta, il mancato accesso all'app potrebbe derivare dal blocco totale dei cookie o dalla cache del browser che si interfaccia con l'app per eseguire l'autenticazione alla casella. Quindi chiudi l'app Aruba PEC e il browser Google Chrome e verifica che sia disattivata l'opzione di blocco dei cookie. Per far questo, apri Google Chrome, clicca sui tre punti in alto a destra, vai in Impostazioni, tocca Impostazioni sito e poi su Cookie, abilita una delle prime due voci oppure lascia l'attuale e tocca su Aggiungi eccezione per un sito e nel campo mostrato inserisci l'indirizzo login.aruba.it. Spunta il riquadro sottostante, tocca su Aggiungi per confermare. A questo punto avvia l'app e riprova ad accedere. Se l'errore si ripresenta, apri l'app Chrome, tocca sui tre punti in alto a destra, vai su Cronologia, tocca Cancella dati di navigazione per eliminare tutti i dati. Seleziona anche le caselle delle opzioni Cookie e dati dei siti e Immagini e file memorizzati nella cache. Poi tocca su Cancella dati. Se l'errore persiste, l'ultima operazione che ti consiglio di eseguire è la verifica sulle impostazioni del tuo dispositivo di data e ora. Quindi vai in Impostazioni, accedi alle impostazioni data e ora, disabilita e riabilita, imposta automaticamente l'orario. Se continui a visualizzare problemi relativi all'accesso o alla verifica in due passaggi, ti suggerisco di consultare i tutorial dedicati o di contattarci dalla pagina assistenzaclienti.aruba.it.